Ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Kirby's Return to Dream Land Deluxe. Nello scorso video ho completato Bosco Biscotto sconfiggendo anche Wispy Woods e oggi vorrei andare a Parco Magolandia per capire un attimino come funziona e anche come riscattare i biglietti premio che ho preso. Scelta personaggi, fino a 4 giocatori, quindi questa sarebbe una modalità co-op perché ci sono un sacco di minigiochi. Ok. Biglietti timbri 2. Quindi quando arrivo a un certo numero di biglietti mi dà un premio speciale. Capito. Nel Parco Magolandia c'è anche Wispy Woods. Ho la maschera di Wispy. Che forte. Completa un livello della modalità principale indossando una maschera. Interessante. Ehi, Kirby. Hai completato la tua prima missione. Sapevo che ce l'avresti fatta. Non sapevo di avere delle missioni. Se porti a termine altre missioni, ingrandirà il nostro catalogo di souvenir. Potresti trovarci persino qualche maschera super speciale. Ci sono 100 missioni in tutto. Divertiti e cerca di completarle tutte. Oh no, mi tocca puntare al 100% ora. Quindi le missioni che sono, posso vederle. Corsa ai timbri, che è quelle che ho fatto, va bene, abbiamo visto prima. Che carino. Ehi, Wispy, allora che ci fai qui? Ma facciamo un po' una cosa, andiamo a giocare a Dojo Ninja. Apprendista, vediamo un po'. Muovi i Joy-Con per lanciare la tua stellina, puoi anche lanciarla premendo A. Sì. Prova a colpire il bersaglio mentre si muove sullo schermo. Più ti avvicini al centro, più punti farai. Colpisci la zona gialla per ottenere un bonus. Ok. Quindi con il pulsante A. Sì, i Joy-Con ce l'ho attaccati, quindi non vedo perché dovrei staccarli. E poi la libertà di movimento qua non è proprio al massimo, eh. Ok. Ma troppo presto. Oddio, che paura, pensavo fosse passasse super veloce. 60 punti. Va bene. Centro! 82 punti. Ma centro a 100%? No, devo proprio prenderlo a centro. Quindi c'è centro e centro, va bene. Malissimo. 37 punti. Quindi quello era centro, però potevo prenderlo meglio, credo. Seleziona difficoltà. Guerriero, vai. Proviamoci. Ma ne compaiono sempre 3? Non credo, forse di più. Infatti. Già siamo a 5. Si è fermato. Questo c'è. Oh, bello, 100 punti puliti proprio. Perfetto, bersaglio 2. Un altro centro. Perfetto. Mi dà il bonus se li prendo tutti quanti in fila. Grande. Bene. Un altro 95 punti questo. 92. Bene. Ottimo. In realtà basta solo essere pazienti quando si tratta di questi. Mancato il centro. Che fregatura. Proprio quando dico bisogna essere pazienti, eccolo che lo manco. Ovvio. Va bene. Buono, dai, buono. Speravo di fare meglio, però è andata bene pure così. Non mi posso lamentare proprio. Dai, 3 centri di fila. Eccolo qua. Let's go. 549. Ottieni 3 centri consecutivi in una singola partita. Ok, quindi ci sarà sicuramente anche fai 10 centri di fila, immagino. Facciamo anche la modalità più difficile. Questa ne avrà 10 da infatti. Immaginavo. Ma partiamo maluccio. Se riuscisse a farne 5 di fila di centri, credo che sarebbe tipo una missione. Ottimo. Buono.
Ai ai. Me ne ho lanciato tardi qui. Eh sì, per forza. Carino questo. Ti imbrogliano gli spini, giustamente. Oh. Ah no, non mi ha distratto il ninja. Perché me l'aspettavo che arrivasse da sinistra, da destra, voglio dire. Ma non so più neanche qual è la sinistra e qual è la destra. Concentrazione. No, si è fermato questo. Ok. Il punto è, hanno pattern sempre uguali? Perché se uno si impara i pattern, se li studia, con 2 o 3 volte ce la fa, no? Bene. Se sono sempre gli stessi, puoi fare centro sempre alla fine. Ci prendi il tempismo. Unlucky. Faccio meno punti di quello di prima, mi sa, eh. No! No! Ah no, ok, 650, dai. Ok, però le ho fatte tutte alla fine, dai. Quindi ci stanno queste. Carine. Ah, bene. Sfera abilità casuale 2. Tombola. Maschera Kine. Nice. Wow. Cannone per 2 che non credo mi porterò mai nell'avventura. Vabbè, ragazzi, qua proprio si fanno i punti a go-go. Revitalizzante per 2, non male. Qualche altro punto così a sfregio? No? Va bene. Kirby. Ma dove va che vola? Kirby pistolero, vediamo un po', va. Livello 1. Punta verso i bersagli con l'analogico e spara con A. Cerca di non colpire i bomber. Ok. Quando i proiettili sono finiti, premi X per ricaricare l'arma. Mentre ricarichi non potrai sparare, pertanto calcola bene il momento giusto per farlo. Se è difficoltoso puntare inclinando, premi X per riportare il cursore al centro del bersaglio. Quando giochi in modalità per un giocatore, puoi tenere la console con una mano e giocare toccando lo schermo con l'altra. Tocca i bersagli per sparare e Kirby per ricaricare. Quindi con A si spara, con X si ricarica e iniziamo. Oia. Nice. Non male. Ok, ci sta, buono. Ero super concentrato. Ah, potevo fare anche 1000 forse. Ma è King. Ma sono. Allora, sono un Kirby verde, va bene. Meta Knight e King Dedede. Ma siamo tutti quanti uniti? Tutti per i Digimon? Vabbè, nessun bombiere, bene. Adesso puoi giocare a livelli 2 e 3. Livello 2? Quindi la CPU è più brava, mi stai dicendo? Non può essere vero. Ah, ma loro si muovono più lentamente con il cursore, bene. Mi piace questo. Non essendo un amante degli FPS, lo trovo però piuttosto carino.
Attenzione a quello, eh. Sono più forti loro, sì. Ma perché non l'ho preso quello, ehi? Eppure ci sparavo. Vabbè, ho sempre vinto però. No, poverino quello in basso. Magolor colpito a livello 2. Ah, va bene. Facciamo anche il livello 3 e vediamo un po' che succede. Poi magari mi faccio anche un paio di livelli, perché sennò che stiamo a fare? Pettinare bambole. Ma sono furbi loro, accidenti. Ah, l'ho preso io, mannaggia a me. Magari danno punti anche se lo colpisci per la prima volta, che ne so. Finito. Bene, vediamo un po' quanto ho fatto. No! Cosa? Non è possibile! Come terzo? Va bene, va bene. È unlucky proprio. Vai. Gui, grande! Ah, per un punto non l'ho fatto. Uffa. Vabbè, magari di volta in volta si può provare a fare anche qualche altro minigioco, magari. Quindi immagino che sia per completare al 100% da farli tutti quanti perfetti, se non tutti perfetti quasi. Abbiamo mondo 2, deserto, dattero. Quanti livelli sono però? Quattro livelli, più il boss che sarà questo qua sopra. Quindi immagino che siano sempre quattro livelli più il boss sopra. Una bella notatina. E andiamo nel livello 1. Oh! Vai, Kirby Frusta! Non ce n'è per nessuno! Sì, ho lasciato la stellina. Ne vado fiero? No. Che è questo? Che fa? Si mangia roba mia? Oddio, che era quello? Devo provare a prenderlo. Oh! Segreto! Ah, sono già frusta. Andiamo. Beh, un one-up ci sta comunque. Non lo disdegno affatto, anzi, mi piace molto. Oh, dato botta, vai. Ok. Ah, questo della sabbia, ok, certo. Va bene. Cerco di colpirlo ma non ci riesco. Andato, vai. Questo aspetto che arriva. Ok, eccolo qua. La frusta serve, insomma, dai. Questi fino a che non li colpisci sono buoni e carini. Poi diventano cattivi. Andiamo. Oh, qua dovremmo trovare il primo ingranaggio. Sì, io li chiamo ingranaggi, non fateci caso. Lo so che mi odierete, perché non uso i termini corretti, ma... dai. Resistete, per favore. Oi, oi. Aspetta. Ah, no, ok, non devo assorbirlo. No, mi stava venendo un po' il dubbio. Ah, ma ci vuole quello fuoco qui, eh? Dove prendo quello fuoco, però? Ah, no, invece, quello fuoco è questo qua.
questo è quello fuoco. Ah, meno male che sono tornato indietro a vederlo. Non ci avevo fatto caso che fosse di fuoco lui. Grande amico. Grande. E aspettiamo qui e ci siamo. Ah, eccolo qui. Ah, solo per questo. Beh, sì, per carità. Però un po' spoglio, ma va bene. Non ci lamentiamo. Devo farlo. Ecco qua, bene. È andata bene comunque, dai. Allora, se il gioco mi fa prendere questa di sabbia... Ah, lo spino, pensavo fosse la sabbia. Ok. Vuol dire che serve, no? Prendiamolo allora. Dai, dai, dai. Ma perché sono andato davanti? Scusami, stavo tanto bene dietro, no? A seguirla. Potevo continuare. Ma tanto bene stavo lì. Oh, ma che... Ma guarda tu. Sì, sì, vai, vai. Io... Mi aspetto, Tu sta a vedere che c'è una fregatura per la quale non posso poi prendere un bonus segreto. Ah no. Invece posso. Ok. Ah, ok, interessante. Addirittura tre questi, wow. Finiti già? No. C'è papà proprio lì. Non credo ci sia altro. Ohoi! Frenzy time! Mi piace così, mi piace. Spero di non aver mancato nulla. E se l'ho fatto, mi arrangio. Kirby ombrello? Parasole, sì, lo so. Che è Kirby parasole e non ombrello, ma lascia fare. Ah, abbiamo frusta e sabbia. Ah, mi conviene prendere sabbia? In fondo frusta l'abbiamo visto fino a poco fa. Bonkers, grande bonkers. Wow. Ma stava andando così bene. Ma... Allora, in teoria, quando un nemico droppa, diciamo, l'arma, che sì, ti devi trasformare in quel nemico. Ed infatti, guarda un po', se non serviva bonkers. Me l'avete anche scritto nei commenti e vi ringrazio dell'heads up. Perché sì, effettivamente ho giocato Kirby Star Allies per ben due volte, ma... A quanto pare non bastava, dovevo avere una piccola rinfrescata, quindi vi ringrazio mille. Salta, let's go! Questo è buono, questo non è buono. Però dai, due non è male. Allora, mi fermo qui perché nel prossimo video farò tutto il resto del mondo 2. Così me lo godo per benino. Facciamo il 2, il 3 e anche il 4 e così anche il boss. Le 15 sfere di energia che ho raccolto hanno riattivato la porta della stanza delle abilità 1. Dove posso provare quindi le abilità? Va bene, ci sta. La maschera me la levo, Prima di concludere voglio andare a Parco Magolandia
perché c'è una cosa che devo fare. Ho raccolto due biglietti e mi mancava un biglietto proprio per raccogliere. Eccolo qua, il forziere. Maschera di Mark, grande. Anche se giurerei che era Marx in inglese, ma forse piccolo effetto Mandela io, non lo so. Comunque, ad ogni modo, per questo video è tutto. Vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione, come sempre, tutti quanti i link utili per seguirmi dove vi pare, se vi va. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!